con le pitte, tutta una calamara regina. E il piatto principe della nostra cucina povera era ed è un Sicilia. Pane, cacio e uova. Un cecino, c'è, tagliamo pure dopo. Ma pure un cecino, chi? Ma io già lascio stare il cecino. Ma un cecino è così buono, come fa a non ispirarmi? Volete sapere un fatto di un cecino? Dai, dici un fatto di un cecino, sicuramente sarà scandalosissimo. Beh, una volta mi hanno invitato a cena. Però ognuno ha portato una cosa cucinata. E io ho pensato, ma quattro Sicilie, perché tanto è facile a fare. Però io non l'avevo fatto mai. E allora io ho domandato a un'amica mia, come c'è fatto un Sicilia? Me l'ha spiegato. Però ha detto, state attenti che a certo punto il pallotto di Sicilia ci stracaiene di la pietra. Allora, che quando hai preparato su Sicilia, sti pallotti le fatte tosto come prima. A tavola e dite, ma buon appetito, voi andate a vedere storci un musso, vi scrocco sti pallotti in bronzo, vi rompo la coccia. Ma io non lo so perché. Tutti cose che tocca ci indossano. Allora, Ettore e Fabrizio, è finita questa bellissima serata, questa a cui tenevi tanto, P'orto. Allora, innanzitutto hai svelato dei segreti importanti questa sera. Sì, soprattutto Platone che è stato qui, ha scritto la sua più grande opera. E quindi vorrei che veramente si sviluppasse questo nostro pensiero e questa nostra ricerca vada fino in fondo, perché un personaggio così non lo possiamo tenere nascosto. Questi erano quei famosi personaggi di cui avete tenuto nascosti in conferenza stampa. Per esempio la bolla papale, che nessuno parla, ma noi abbiamo una bolla papale qui che è nascosta, nessuno sa niente. Noi abbiamo una basilica minore a terra, che è un titolo importantissimo per la cristianità. Quindi davvero hai svelato cose che forse nemmeno il più termolese dei termolesi poteva immaginare. Sì, noi abbiamo dovuto anche tagliare questo spettacolo perché era molto più lungo, durava quasi 1 ora e 40, però ci ripromettiamo in un futuro sicuramente di rifarlo e di metterci tutte le parti, per esempio le tremiti che sono termolesi, e ci sono altre cose che non voglio assolutamente dire. Senti, perché abbiamo scoperto anche un'altra cosa di te che non sapevamo, che sei davvero un poeta, diciamo davvero importante sotto grazie, questo punto. Grazie assai. Okay. Allora c'è una seconda serata? Sì, domani sera noi replichiamo lo spettacolo sempre alle ore 21:30. Vi aspettiamo numerosi. Sempre con il rispetto delle norme. Sempre antiche, nel rispetto come questa norme, sera del anche resto. Come questa sera, sì. Che dire, grazie di tutto, grazie per averci dato queste belle notizie che fanno di Termoli ancora una cittadina più importante di quello che già lo era. Grazie a te. Grazie a te.